Salve a tutti ragazzi, sono Cesenato81 e benvenuti alla prima parte di God of War 4. Ebbene sì, dopo tanti anni finalmente tornano le vicende del nostro caro e amico Kratos. Ma non perdiamoci in chiacchiere ed iniziamo subito la nostra avventura. Allora, come difficoltà io direi di mantenere l'esperienza equilibrata, quindi solitamente direi che uso questo tipo di modalità, quindi modalità normale sostanzialmente. Ok, lo vediamo già alle prese con un albero. Ah, c'è una manata a fianco all'albero. Ragazzi, non so se avete già notato la grafica che per me è allucinante. Allora, premi R1 per usare l'ascia Leviatano. Ok. Ancora L1? Sì. Boom. Ok, non so perché abbia fatto tutto questo, ma penso che lo scopriremo presto. L'ho trovato. Ecco nostro figlio Atreus, se non sbaglio si chiama. Sali in barca ora. Ti cavoli. Cioè, ha tirato su un albero con estrema leggiadria. Comunque, come molti di voi sapranno, questo gioco si basa appunto sul, diciamo, rapporto padre-figlio. Quindi spero sia effettivamente bello come gioco. Beh, sta maneggiando questo tronco come se fosse un, non so, un pezzo di polistirolo. Ragazzi. Cioè, veramente. Basta così. Ok. Gli alberi marchiati. Segui la corrente del fiume. Ok. Vediamo padre, un po'. Cosa? Qualcosa è cambiato. La foresta sembra diversa ora. Tutto è cambiato, ragazzo. Non pensarci. Sì. Allora, abbiamo preso sul tronco nuovamente e adesso seguiamo nostro figlio. Vediamo dove ci condurrà. Dai.
No, anche i paesaggi, veramente i dettagli di questo gioco sono veramente fantastici. Tanto avrete già notato anche voi, sicuramente. Stiamo andando di qua. Questo è l'ultimo. Ecco, là io vedo mia madre. Là io vedo mio padre. Ora chiamano me. Questa parte qui l'avevamo già vista nel trailer, se non sbaglio. Anzi, sono piuttosto convinto. È pronta. Quindi questa qui teoricamente è nostra madre. Cioè, nostra madre è la madre di Atreus, quindi presumo. Ah, quindi si fa tipo la solita Torna alla sepoltura. tua casa. Sei libera. Che ha preso un coltello bollente. Mi dispiace. Stringi. Questo pugnale era suo. Sai cacciare? Me l'hai insegnato. Vediamo. Ora. Ora. Cosa cacciamo? Tu caccerai i cervi. E dove? Dove troveremo i cervi? Ok. Di qua. Guardate quanto cavolo è incazzato Kratos. Bellissimo.
Allora, gli alberi marchiati, quindi vai a caccia con Atreus, ok? Padre, qual è il motivo? Devo sapere se puoi affrontare il viaggio. Così poi partiamo. Dipende da te. Caccia. Cosa hai trovato? Impronte. Non di cervo, però. Cerco ancora. Allora, R per guardare intorno e premi option e poi triangolo per accedere impostazioni della visuale. No, forse ho sbagliato. Ah, sì, ok, visuale qua. Visto che ci sono, volevo vedere se ci sono effettivamente i sottotitoli, perché... cioè, si capisce bene, ovviamente, però... nel dubbio. Però non li... Ah, qua, eccoli. Ok, perfetto. Allora, qui intanto vediamo già... alcune impostazioni... Ah, queste sono le armi, ok. Ancora non ci hanno spiegato niente. Presumo che prima o poi ci venga spiegato qualcosa. Quindi qua l'armatura, le abilità. Ah, le abilità che si sbloccano, ok. Non so come, richiede ricarica. Potenziamento Ascia 2. Vabbè, ci guarderemo più avanti. Questo cos'è? Ok, allora abbiamo trovato questo giocattolo vicino alla casa. Non avevo un... Ah, ne avevo un identico. Nel classino se ne troviamo altri magari potrebbero valere qualcosa. Ok, quindi è un oggetto. Semplicemente un oggetto, forse vendibile. Boh, non so chi. Sì, troppo rotonde. Forse cinghiale. Bene. Ok. Oh. E ora? Premi tondo per oltrepassare la voragine. In che modo? Accidenti. Che salto. Di qua, ragazzo. Sì, vabbè, e questo? Che salto ha fatto? Ehi, tracce fresche di cervo. Di qua. Ok. Eccolo qua, un bel cervone. Provato. Vai, corri. Oh, perché è ancora il mio? Scusa. Il cervo va cacciato, non rincorso. Io voglio vedere c'è qualcosa qua in giro, magari. Ah, un forstiere. Neanche a farlo apposta ho trovato argento. Molto bene. Allora fammi vedere a sto punto se c'è qualcosa anche di qua. Intanto da quello che ho capito il cervo non dovrebbe scappare. Però qua io non vedo niente, quindi possiamo anche proseguire. Allora qua c'è qualcos'altro. Cos'è quella catena? Un altro po' di argento. Lì forse ci si può calare da quella catena, senz'altro. Cos'è sta roba? Ha rotto il ponte. Come arriviamo di là? Spostati. Quindi cosa fai? Il salto? Allora, premi freccetta destra per estrarre, lascia leviatano. Ok. L2 per mirare. Ah, R1, R2 per lanciare. Ah, figata. Molto bene. Quindi adesso io dovrei andare con triangolo. Ok, ah, triangolo lo chiamiamo l'ascia, ma come salto? Ok, sempre con tondo. Fa dei salti allucinanti, Kratos, ma va bene. Insomma, hai capito tutto, bimbo. Ma che stai facendo? Ora è più guardingo. Devi tirare. Devi tirare. Quando te lo dico io di farlo. Mi dispiace. Non dispiacerti. Fa di meglio. Provalo. Provalo. Vai. Piuttosto severo Kratos con col figlio. Allora, nel frattempo, visto che il nostro pargoletto è andato a cercare il cervo, io volevo esplorare, ma a quanto pare non me lo fa fare. Ah, subito. Ok, leggero. R1 attacco leggero, R2 attacco pesante. Ah, L1 scudo. Ok.
che non so neanche se l'avevo detto sinceramente, che ho schiacciato un tasto a caso. Ma soprattutto non fare un cacchio. Ah, scappavo. Vabbè, sono però facili da abbattere. Ah, non sono morto. Ragazzi, la telecamera però mi dà un po' danno. Cioè, è fatica, bisogna prendersi una mano. Molto bene. Allora, ah, che cacchio è? Ok. Sto per morire comunque, eh. Un sacco. Ok, tieni premuto L1 per bloccare. Poi muovi per schivare. Ah, ok. Boom. Ah, ma figata, il sistema di combattimento comunque è veramente figo, eh. Quelle mosse sono spettacolari. Questo cacchio vuole. Lo voleva fare contro il nostro potentissimo scudo. Ok. Basta? Sì. Quindi sti tipi non lasciano niente per terra. Sti mostri. Draugr. Come si pronuncia, non so. Sono cadaveri di guerrieri le cui anime erano troppo testarde per smettere di combattere. Per riportare i loro corpi in vita, respingevano le valchirie venute a prenderli, trasformando la loro forma precedente in qualcos'altro. Ora sono solo gusci vuoti di ciò che erano un tempo. Il loro unico scopo è combattere. Ok, quindi questo praticamente è il bestiario. Esattamente il bestiario. Ci spiega probabilmente ogni mostro che incontriamo da dove nasce. Esatto. Non si erano mai avvicinati così. Continua. Ma la mia vita rimane. Forse questo ci cura. Esatto. Ma è infinito. Ok, no, solo una volta ovviamente. Allora, qui adesso io mi perdo già. Il cervo è di qua. Vedo altre impronte. Allora, qui c'è un forstiere, molto bene. Possiamo seguire te. Vediamo qua cosa troviamo. Assolutamente niente, forse qua sopra c'è qualcosa. Ah no, tondo per salire. Ok, qui c'è un qualcosina, non so dove sto andando. Ah, ecco la catena. Premi il tondo per aggrapparti le catene. Andiamo a vedere a sto punto, visto che ci siamo. Ah, nostro figlio ci ha seguito poi. Lupi. No. Attento a me. Scusa, c'erano altre vie allora, io volevo andare nelle altre. Sono tosti sti lupi, eh. C'hanno abbastanza vita. Ok, quindi sti lupi ci hanno lasciato anche la vita. Allora, qua c'è un oggetto. I lupi erano buoni, avevano fame. Sì. Un altro giocattolo. Deve essere così. Ah, c'è un forziere. Sembra anche bello grosso. Andiamo. Oh mio Dio. Cosa? Lui non può più usarlo. Noi sì. Ah, quindi altro argento. Molto bene. Ne abbiamo già trovato abbastanza. Cioè, nel senso, penso di aver aperto tutto quello che potevo aprire. Quindi direi di tornare su, se non mi è sfuggito niente. Qui abbiamo finito. E adesso andiamo a vedere nella direzione opposta cosa c'è. In teoria è dove c'è il cervo. Però forse c'era anche una terza via che potrebbe essermi sfuggita. Vediamo. Allora, qui dobbiamo scendere. Anche qua. Ok. E siamo ancora qui. Amico, stai calmo. Qua c'è il forziere di prima. Ok, quindi il cervo è da questa parte. Perfetto. Ah, però si può andare anche qua. Proviamo. Quindi così, vediamo. Aspetta, ho sbagliato. Roba è, ragazzi? Tipo un enigma?
No. No, è un fortile. Ah, è bloccato. Trova i tre sigilli e risolvili per sbloccarlo. Cioè, questi qua? Li ho trovati, ma come faccio a prenderli? Devo accettare? Ah, ok, devo distruggerli. Perfetto. Ah, scusa, lascia. Il terzo sigillo dove sta? Là sopra. Ottimo, signori. Cosa c'è? Oro anche qui? C'è argento? No, vabbè. Oggetto leggendario, ho raccolto una delle tre mele di Yun, necessarie per aumentare la vita massima. Sono il cibo preferito degli dei. Trova le 9 mele in fortieri sigillati dalla magia sparsi per il mondo. Raccogliene 3 per aumentare la vita massima. Molto interessante questo. Abbiamo fatto molto bene a passare di qui. Ok, quindi possiamo proseguire adesso verso destra. Quindi verso il cervo. Vado a controllare avanti. Sì, vai però. Lassù. Ah, eccolo lassù. Dentro il vecchio tempio. Mamma diceva di non entrarci. Facciamo ciò che ci pare. Niente scuse. Sembra che sto aprendo le porte alte 3000 metri. Guarda. A due mani, ma va bene. Posso usare l'arco ora? Riesci a colpirlo da qui? Meglio avvicinarsi. Allora, saltiamo. Mamma mi ha portato a caccia molte volte. Tu non hai mai voluto portarmici. Perché ora? Era suo desiderio. Ed era il momento. Ok. Ok, mi guardo sempre intorno per vedere se c'è qualcosa. Tipo qua sopra non si può neanche salire. Ok. Forse c'è qualcosa qua. Guarda, Droger! Ma questa è la vita, noi siamo full? Qui c'è una porta però. Non possiamo aprirla. Allora, barra della salute dei nemici. In combattimento la barra della salute dei nemici verrà mostrata sopra di loro quando subiscono danni e quando Kratos le aggancia. Sì, ma potrebbero dirlo anche prima, visto che abbiamo già fatto un combattimento. Comunque. Ah, così per mirare da lontano, perché ancora non ci hanno visto, giustamente. Che cavolo, non c'era neanche arrivata. Della mente di mostri di zombie caso. Allora questo muore in 3-2. Ah, non l'avevo visto. È comunque utile perché il nostro caro figliolo ci dà anche un po' una mano dicendoci da dove arriveranno i nemici. Lascia fa danni anche quando torno indietro. Questo è veramente bello. Morti tutti? O no? No. Questo qui? Dove cavolo è tutto? Questo è... Ok, però va bene, non resta per... Giustamente. Ah, lì c'è un forziere. No, no, bisogna andarci. Aspetta, cosa si fa? Ah, si abbassa, ok. Io volevo aprire sta porta. Si può adesso? Ah, ok. Dove siamo finiti? Ah, cacchio, ma questo è un lupo. Non l'avevo visto. Cioè, sentivo il rumore, ma non li vedevo. Ah, ho tirato uno contro l'altro. Prendiamo super mossa. Cioè super mossa. Diciamo che l'attacco potenziato. Ma anche questo, dove cacchio è scappato fuori? C'era un altro dietro pure. Vedete l'indicatore bianco alle mie spalle? Vuol dire che c'è un altro nemico. Non è un lupo, ma
Allora, soltanto un po' così. Ok. A questo punto ci curiamo pure. Possiamo prendere anche tutti e due intanto. Lo so, ma... Cos'è, un altro giocattolo? Sì. No, ma la voce del bambino comunque io la sento veramente poco, eh. Altro argento. Ok, direi che possiamo tornare indietro. Qua si può procedere in qualche modo. No. Ok. Posto. Torniamo pure indietro. Spero di non aver tralasciato nulla. Atreus, qui. Sì, padre. Ok. Proviamo a proseguire. Più che altro... Non so come tenere sulla porta. Forse deve passare solo nostro figlio. Ah, la, con l'ascia forse. Ma se lascio tondo adesso va giù il cancello. No, ok. Ok, allora forse dobbiamo mirare qua sopra. Proviamo qui. Lo hai congelato. Forte. Figata. Quindi adesso la richiamo. In teoria va giù e siamo grande. Molto bene. Allora ragazzi, dove vai? Ah, credo che sia di qua. Ok, altro portiere. Qui c'è un'altra catena. Proviamo ad andare su. Comunque tra poco direi di... che ci possiamo anche fermare, eh. Il fatto che c'è una vita lì mi fa pensare che potrebbero scappare fuori dei mostri. Qui non c'è niente. C'è una vita lì, vediamo in qua. Ah, qui possiamo prendere le scale. Lì dietro c'è qualcuno fisso. No, non è vero. Un fortiere. Qui? No, non si può andare. Signori, non c'è niente. Ah, perché non possiamo rompere queste cose? Si mangia un tubo dentro. Ok, qui c'è una porta. Cos'è? Un armadio? Ragazzo, di qua. Oh mio Dio. Sono Skoll e Ato, i giganti lupo che cacciano il sole e la luna. Da dove vengono? Come ci sono finiti lassù? Come finisce? Mangiano il sole e la luna e poi tutti si mettono a combattere. Allora, ogni altare racconta la storia di un gigante leggendario. Trovo tutti gli altari degli Jotun. Quando la mamma raccontava questa storia, vediamo se ne riusciamo a trovare. Ok, quindi cioè, non dobbiamo fare niente sostanzialmente, giusto? Cioè, è soltanto un qualcosa che dobbiamo trovare, sì. Ah, ok, ma è sempre lo stesso. Allora, qui c'è una vita. Però non so, ma Ah, di là c'è qualcosa sicuramente. No, non so se è una vita, forse è semplicemente un oggetto. Qui c'è una vita che a questo punto prendiamo. Se non ci sono più nemici, però. Beh, mi fa strano. Vabbè, scendiamo. Dove dobbiamo andare? Qui si torna indietro? No, qui ok, dove c'è... Dove c'era il forziere prima. Quindi proseguiamo in qua. Padre, guarda. Aspetta il segnale. Con calma. Adesso non è più un animale. È solo un bersaglio. Libera la mente. Ah, sono io quindi che comando. Spalle dritte. Espira e lascia. Ok, così ho colpito solo una volta. Bravo. Ah, basta. Ok. È ancora vivo.
No, povero Cerro. No, finisci ciò che hai iniziato. Non ce la fa. Ce la fa? Non ci riesco. Ce l'ha fatta alla fine, un po' con l'aiuto del padre, ma ce l'ha fatta. Io. Che cavolo è, oh, questo qui? Quanto cavolo enorme. Lo affronteremo. Allora, ordine di attraverso di scoccare le frecce premendo triangolo. Tieni premuto L2 e poi premi triangolo per selezionare il nemico desiderato. I nemici colpiti da una freccia verranno distratti e non attaccheranno Kratos. Quindi L2 premi quadrato per selezionare il nemico desiderato. Nell'angolo in basso puoi vedere quante frecce può scagliare Atreus. Una volta lanciate le frecce non hanno bisogno. Ok. Non abbiamo scelta. Quindi proviamo. Sì, certo che te lo dico, ma... Ok. Madonna. No, via. Volte dicono che muoio per urlare, infatti sì, questo l'avevo già notato. Diciamo che finché è così lento va bene. Cavolo, schifato per un pelo. Veramente incazzato sto tipo, comunque. Ah, ma sta massacrando il nostro figlio. Stavolta l'ho preso. Ah, sono cazzato in pieno. Oh, ma... No, sono morto. No. Ma la vita non si rifulla per niente. Interessante. Un po' si rifulla invece. Diciamo che fa sempre le stesse mosse, però è abbastanza... Eh sì, ci sto provando, amico. Figlio mio. No! Ma come sono morto? No, dai. Riparti al checkpoint. Non ho fatto morire. Vabbè. Cioè, mi ha tirato tipo un calcio, non ho mica ben capito. Ah, ecco, ho fatto questa mossa qui. Vabbè. Sempre le stesse mosse, però io devo, non riuscire a schivare bene. Sta incazzando un peso. Questa mossa qui non riesco a schivarla.
abbastanza reattivo comunque nei comandi. Cioè, non c'è male. Controllati, ragazzo. E che cacchio. Muori. R3. Bellissima figata. Sul serio? Ho ucciso il cervo! Ho superato la prova! E perché non lo sarei? Ora torniamo a casa. Non sto più male da molto tempo. Posso farcela. Non sei affatto pronto. Molto bene signori, direi che ci possiamo fermare qui. Ci vediamo al prossimo episodio, spero che questo vi sia piaciuto. Ciao a tutti!